Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del 2021. Allora, oggi voglio fare un make-up un po' particolare, spero di riuscirci, sui toni del viola e poi andrò a tonalizzarmi i capelli e non so se lo vedrete, quindi ho vedete il risultato finale, vediamo un po' come la voglio strutturare perché voglio provare a fare anche un mini video dove mi appunto coloro i capelli. Non farò niente di che, ho trovato tipo tanto così di tonalizzante viola e andrò ad utilizzare quello. Quindi magari farò solo la parte sopra perché poi farò un colore vero e proprio, molto particolare, cambierò. Vediamo se riuscite a indovinare che cosa farò. E lo voglio strutturarlo un po' in un modo diverso, magari in diretta, magari che me lo fa Cri, vediamo un po' come organizzerò tutto quanto. Allora, premessa, ho l'albero perché si toglie l'8, credo, o 7 o 6, vabbè, non è ancora ora di toglierlo. E ho la voce strana perché oggi mi sono svegliata con l'intenzione di fare miliardi di video e ovviamente il raffreddore deve venire per forza quando vuoi fare i video, però io non mollo e li faccio lo stesso, quindi tralasciate un po' la voce. Parto subito dalle sopracciglia, immancabili soft brows, il trend del 2020 che ha preso piede nel 2020 e che io non lascerò mai più. Beauty e prendo Libra e lo vado a sfumare sulla piega. Cioè, si è sfumato in 2 secondi, fantastico. Ok, ora vado a intensificare con questo viola scuro, vado proprio leggera leggera. Pian piano vado ad intensificare e mi allungo sempre di più verso la punta. Ho preso un pennello più sottile e vado proprio nella riga per intensificare ancora un po' e dare profondità. Ok, adesso voglio tagliare la cut crease e utilizzare questi due assieme che sono bellissimi. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit. Vado prima con quello un po' meno violetto, un po' più argentato forse. Hold up, hold up, baby, I can sit beside you while you're going on. È praticamente semplicemente pazzesco. Cioè, è davvero veramente bellissimo. Vado con l'altro viola. Questo è un po' meno glitterato, un po' più morbido da applicare. Ma abbinati insieme io li trovo davvero eccezionali. Ok, adesso vado a intensificare con il viola matte. Hold up, baby, I
can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. E adesso faccio un attimo la base velocemente e poi finiamo gli occhi. Ormai non riesco più a fare a meno di utilizzare questa qui, il contrario. Ormai non riesco più a fare a meno di utilizzare questa qui per il contouring e l'highlighting. Ve l'avevo mostrata nei video natalizi e sto continuando ad utilizzarla. Non ho ancora avuto occasione di provarla a livello professionale, però su di me la trovo veramente fantastica. Ok, per intensificare gli occhi passo alla matita nera e poi vediamo un po' per l'eyeliner. Allora, vado a mettere questo qua che è davvero favoloso all'interno dell'occhio con le dita. Guardate che tocco. Questa cialdina è davvero splendida. Quello che è avanzato sul dito l'ho usato come illuminante. Ok, allora, il look mi piace un sacco, ma lo trovo non proprio così tanto particolare, quindi devo aggiungere qualcosa. Beh, intanto per non essere stata al 100% della mia forma? No. Beh, intanto per non essere stata al 100% della mia salute, mi ritengo che sono stata brava, mi faccio i complimenti da sola. Voglio fare una specie di pazzia, cioè il contorno con la matita nera e riempire con questo viola. Per creare una sfumatura voglio partire con il botto questo 2021, dando un po' di speranza a tutti quanti, sia a me, sia a voi, sia alle persone che mi sono accanto. Fare il contorno con la matita nera penso sia la cosa più difficile per un makeup artist. Ed è proprio, come si dice, la prova se un makeup artist è veramente bravo o no. Infatti mi viene in mente Glow Up, che lo mettono come prova. Hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not. Proviamo ad applicarlo all'interno, così vedo se aggiungere del nero in più o se va bene. A me l'effetto di labbra sfumata mi fa impazzire, che sia rosso, che sia nude o che sia nero, come in questo caso, fa davvero impazzire. E lo lascerei opaco per il momento, provo a mettere il mascara e vediamo se è il caso di aggiungere una punta di gloss, ma vi devo dire che mi piace veramente un sacco. Ok, ho aggiunto anche il mascara e devo dirvi che questo make-up con questo rossetto mi fa davvero impazzire, mi piace tantissimo e direi che è un ottimo inizio per il 2021 per combattere la sfiga che non mi ha caricato il video il 31. Oggi voglio registrare e c'è di tutto tra raffreddore
e robe varie, ma io continuo lo stesso. Quindi questo 2021 vi auguro che sia il vostro anno. Non si sa a livello di Covid, mascherine, restrizioni, che cosa può succedere, ma non perdete la positività, positività in senso di puntare in alto ed essere felici nonostante le cose che ci mancano. Continuiamo ad essere uniti, continuate a essere felici e ambiziosi, e questo periodo passerà e arriveranno soltanto cose belle. Ci tenevo a dirvelo, ve l'avevo detto in quel video che non ha caricato, avevo fatto anche un po' di riepilogo del 2020 che non ho più voglia di fare. Adesso direi che sono pronta per tonalizzarmi i capelli e che dire, spero che possa piacervi questo look e questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, aiutatemi a crescere. Al prossimo video, ciao! Pian piano vado di allora. Ormai non riesco più a fare a meno di utilizzare questa qui, al contrario. Beh, intanto per non essere stata al 100% della mia forma. Forma? No, come si dice?